Il 12 settembre del 2007 l'Italia di Roberto Donadoni sbanca Kiev superando 2-1 l'Ucraina e compie un passo importante verso gli europei del 2008. Il match dello Stadio Olimpico obbliga gli azzurri ad un solo risultato, la vittoria, specie dopo il pari di 4 giorni prima contro la Francia. La traversa, colpita dopo appena 3 minuti su calcio di punizione da Andriy Shevchenko, lascia presagire una serata difficile per i campioni del mondo 2006. Ed invece, poco prima dell'intervallo, Pirlo inventa un cross al bacio per il piccolo Totò di Natale, che di testa anticipa i giganti ucraini, portando l'Italia in vantaggio 1-0. La gioia dei ragazzi di Donadoni viene interrotta però al minuto 71 dall'ex bandiera del Milan, Shevchenko, che risolve una mischia in area di rigore con un destro che non lascia scampo a Buffon, 1-1. Nel momento più delicato dell'incontro però, gli azzurri tirano fuori il meglio di sé. 6 minuti più tardi, infatti, Ambrosini conquista palla a centrocampo e lancia in contropiede ancora Totò di Natale, che davanti a Shokoski si conferma l'uomo della provvidenza, realizzando la prima doppietta con la maglia della nazionale, 2-1. Con questi 3 punti, l'Italia balza così al secondo posto nel girone B di qualificazione e si avvicina sensibilmente verso Euro 2008.